Bene, proseguiamo il lavoro di predisposizione del Puffino con diciamo, un'attenzione particolare ai contenuti sia accessibili sia ben strutturati con la tabella e adesso l'oggetto di questo tutorial è la generazione di tabelle accessibili partendo anche in questo caso da tabelle ben strutturate già presenti nel lavoratore dei testi. Peraltro, se la tabella così non fosse, la procedura sarebbe analoga, ci sarebbe solo da fare qualche operazione di pulizia in più. Bene, pigliamo il nostro documento ed qua la tabella che noi vogliamo andarci ad inserire. Andiamo a selezionarcela, no? Vedete? Selezioniamo la tabella facendo clic su questo angolino e facciamo Ctrl-C. A questo punto andiamo nel punto di inserimento della tabella e facciamo un copia e incolla, quindi Ctrl-V. Ecco che la tabella è stata messa, ma non è ancora una tabella ben fatta. Dobbiamo fare una serie di passaggi per il web. Questo, vedete, è l'unico passaggio aggiuntivo. Tutto riusciamo a incollarlo alla perfezione. Per la tabella occorre utilizzare quella formidabile pulsantiera tabella che ci offre il plugin TinyMC Advanced. E andiamo a cliccare sul primo pulsante che inserisce nuova tabella, in realtà sarebbe inserisci modifica perché l'abbiamo già con il mouse dentro un punto qualsiasi della tabella. Cosa dobbiamo vedere? Allora, colonne e righe, quelle che sono le lasciamo. Padding celle, spaziature celle devono essere impostati sullo 0 perché questi elementi, che sono elementi che mi determinano lo spazio tra il testo e la tabella e il bordo e l'ampiezza del bordo sono definiti esclusivamente dal foglio di stile in modo da avere tabelle che si assomigliano tutte. Poi andiamo qua sul bordo, anche il bordo mettiamo 0 perché sarà definito dallo stile. La larghezza, bah, quella possiamo lasciarla, né? Possiamo toglierla se vogliamo che vada a piena larghezza, se no quello, vabbè, quello è accessorio. Quello che ci interessa che quindi siano 0 questi tre valori, che non ci sia nulla in corrispondenza dell'altezza, che sia selezionato diciamo, l'opzione di didascalia tabella, che è un elemento di accessibilità che consente di informare le persone non vedenti del titolo della tabella stessa, e poi andiamo a qui questo stile, larghezza del 95%, possiamo anche lasciarlo, ma soltanto per quello della tabella in generale perché è legato al quel 95% messo prima e andiamo a completare soltanto un campo che è quello sommario, che nel linguaggio HTML corrisponde a un attributo di tabella, cioè di table, che si chiama summary e che è un po' la descrizione della tabella, anch'essa di aiuto per chi non la vede. E qui le mettiamo proprio un po' cosa c'è in questa tabella. Ci sono le materie di studio suddivise per anno di corso. Aggiorna. Perfetto, vedete che si è creato in automatico una riga superiore per il rigo per il titolo della tabella, che è un tag HTML, cioè un marcatore HTML che si chiama caption, che nello stile è stato reso invisibile in modalità grafica in modo che non disturbi e non appesantisca la lettura. Questo è piano di studi, corso diurno, cioè a volte in questo caso riprende il titolino. Perfetto, il primo lavoro l'abbiamo fatto. Adesso ci portiamo su un punto qualsiasi dei dati e andiamo a cliccare in corrispondenza del terzo pulsante, proprietà cella tabella. E anche qui, ecco, queste sono delle cose che invece noi dobbiamo modificare per evitare appunto pasticci. Togliamo tutte le indicazioni che ci sono sulla tabella di informazione sull'allineamento o sulla larghezza. Allineamento verticale non impostato. Larghezza la togliamo in modo che così diventino tutte uguali. Andiamo anche a vedere se c'è qualcosa in avanzato. Non c'è nulla. Ecco, cosa aggiorniamo di questo? Non la cella corrente, ma tutte le celle della tabella. Aggiorna. Benissimo, non preoccupatevi se poi diventa più ampio o meno, ma non diamo informazioni che non sono necessarie. Non so se noi prendiamo un altro, clicchiamo su un altro punto, dovremmo non trovare niente, ma per sicurezza vedete tutto non impostato, tutto non impostato, perfetto.
Fatto questo, cioè tolto il codice inutile sulle larghezze e sull'allineamento dei dati, dobbiamo andare a dare un valore particolare, cioè un ruolo, una funzione particolare meglio, a quelle che sono le intestazioni di colonna. In questo modo il nostro, diciamo, collega non vedente, il nostro cittadino non vedente, può associare più facilmente quello che è il contenuto di una cella con l'intestazione di cella a cui si riferisce. Ad esempio, questo 6 corrisponde al secondo anno, no? Riferito alla materia ornato disegnato. Allora, nella sua versione più semplice, anche se si può fare doppio, conviene mettere sempre l'intestazione di colonna. Quindi posiziono il mouse in corrispondenza della prima riga della nostra tabella e vediamo un po' cosa devo fare. Ritorno a cliccare il terzo pulsantino e ripeto, intanto io ho il cursore su materie e devo andare su data, su tipo di cella, che non è un dato, ma è un'intestazione. Un'intestazione, devo dire di che cosa? Di riga o di colonna? Vado in corrispondenza a scope e scelgo che è di colonna. Non solo per la cella corrente, ma per tutte le celle della riga e clicco su aggiorna. Qui viene più grande, no? Per segnalare, enfatizzare questo fatto che questa riga contiene delle intestazioni di colonne, ma poi nella versione, vedrete poi grafica, sarà gradevole alla vista, non sarà così grosso. Manca soltanto una cosa interessante, che è quella di dire che sono celle che hanno un sfondo che è alternato. Sfondo alternato abbiamo visto che è un valore per le persone ipovedenti. Come faccio a darlo? E qui c'è da dire che precedentemente chi ha fatto il tema ha messo un'informazione in un elemento che si chiama, in una classe fondamentalmente, che ha nominato TD-ALT. Beh, TD sarebbe il marcatore di cella e ALT sta per alternato. Bene, adesso non ci interessa il valore che uno ha scelto, uno poteva chiamarlo come voleva, poteva chiamarlo, non so, azzurrino piuttosto che alternato, come nome, quello che è, ma quello che importa è la procedura. Mettiamo il mouse in corrispondenza di figura disegnata e andiamo a cliccare sul secondo pulsante, proprietà riga tabella. Vedete qua, tutto non impostato, come giusto che sia, andiamo a soltanto a individuare. Sapete che ho sbagliato, non dovevo fare questo. No, scusate, giusto, proprio sono confuso un attimo, qua sono proprietà riga, cioè nel secondo pulsantino dove c'è classe mettiamo value, valore. E gli scriviamo TD-ALT. Che è il nome, TD, scusate, che noi abbiamo dato nel foglio di stile, cioè in quel sarebbe un file che è quello che governa l'aspetto grafico. Importante, in questo modo se uno poi cambia totalmente l'aspetto grafico del suo tema, magari cambia il verdino, cambia colori o altro, lavora soltanto su un file esterno, che è quello che in pratica configura l'aspetto grafico del nostro sito. E deve dire a cosa aggiorno, la riga corrente? No, le righe poniamo dispari della tabella, no? In modo che sia una sì e una no, e poi clicca su aggiorna. A questo punto possiamo finalmente vedere l'effetto. Lasciamo pure pagina base e pubblichiamola questa pagina perché siamo curiosi di vedere come è venuta. Andiamo a vedere visualizza pagina, vedete che è venuto in modo più che accettabile, proprio strutturato in modo corretto. E la nostra tabella, vedete che è venuta una tabella che è gradevole, che è diciamo uguale a tutte le altre, ipoteticamente la prima che facciamo, ma se noi usiamo la stessa tecnica a tutte le altre tabelle, soprattutto una tabella accessibile. Vedete? Torniamo indietro in modifica pagina. Se vogliamo farla leggermente più stretta, non facciamo altro che andare qua all'interno della tabella. Sul primo pulsante, e invece che 95, magari gli mettiamo, non so, 75 o 70%.
aggiorniamo pulsante aggiorno sotto pubblica la nostra pagina, andiamo a vederla e vedrete che la tabella è leggermente più stretta ed è quindi una tabella accessibile, una tabella sufficientemente gradevole. Completiamo il lavoro sotto la tabella inserendo le parti conclusive del nostro puffino, che sono da qua fino a sotto. Ctrl C, abbiamo fatto, e qua rifacciamo Ctrl V. Perfetto, aggiornato, e il secondo elemento, quello della tabella, è stato inserito.